Nel Vangelo di oggi preso da Luca, al capitolo 9, dal versetto 1 e seguenti, leggiamo: Gesù convocò i dodici e diede loro forza e potere su tutti i demoni e di guarire le malattie. E li mandò ad annunciare il regno di Dio e a guarire gli infermi. Annunziare e guarire sono i due verbi di azione che Gesù affida ai dodici. Non gli dà il potere di assoggettare gli uomini, ma di servirli e liberarli dai loro mali spirituali, morali e fisici. Li invia ad annunciare il regno di Dio, cioè la sua presenza in mezzo a noi, il suo amore, la sua bontà. Non annunciano una dottrina, ma un avvenimento di grazia e di salvezza. In poche parole, annunciare Gesù, che ha portato parole di vita eterna e si è preso cura di tutti senza escludere nessuno. Così gli apostoli non devono portare nulla con sé, ma andare con la povertà di mezzi, la prontezza e la disponibilità, fidandosi solo di Gesù che li manda. La povertà è necessaria per amare, perché chi ha molte cose è tentato di dare solo cose, mentre chi non ha nulla dà se stesso e dunque ama. La povertà è la vittoria sul Dio denaro che tutti cercano. È fede in Dio, è libertà da sé e dalle cose, è condizione indispensabile per accogliere l'azione di Dio ed essere riempiti della sua grazia. Se con il denaro si ottiene tutto, allora Dio non serve più a nulla. Per avere fiducia in Dio bisogna perdere la fiducia nel denaro. E i veri apostoli, obbedendo alla parola del Signore, non hanno argento e oro, ma hanno il nome di Gesù, nel cui potere operano la salvezza. La buona riuscita di ogni annuncio cristiano non è nei mezzi a nostra disposizione, non è nelle cose materiali, non è nelle circostanze favorevoli, ma nella fiducia. Andare senza rassicurazioni umane significa una profonda fiducia in colui che ti ha chiamato e inviato a portare parole di vita e segni di carità concreta. A tutti auguro una serena e buona giornata nella pace del Signore.